Nuovi eventi, uno da segnalare è a Viserba, il 25 maggio, la Festa delle Acque, da Via Polazzi a Via Roma, con DJ set, teatro, spettacoli e tanto cibo. Un appellativo non casuale, visto che Viserba, fino ad un secolo fa, veniva soprannominata Regina delle Acque, per i diversi zampilli presenti sul suo territorio. Ruotano attorno all'organizzazione della festa CNA.com, il comitato turistico locale, l'associazione Ippocampo e il vulcanico consigliere comunale Morolli, ma i volontari sono i benvenuti. Qua nascono politici che hanno fatto la storia di questa città, figure sociali che hanno fatto la vita di Rimini e di riminesi, e Viserba è un luogo in cui in modo anche particolare si dice che si è prima di Viserba e poi di Rimini. È appunto una fiamma civile che porta ad avere delle idee importanti sia nel ripensare con un grande piano il futuro di Viserba e da un punto di vista di rito civile come questa festa che è di Viserba, ma soprattutto è la prima festa che unisce tutta Rimini Nord. Festa delle Acque perché vogliamo cogliere l'occasione di tutti gli stimoli positivi che sono accaduti sia nella storia che negli ultimi periodi. Cioè Viserba, regina delle acque nei primi del Novecento e oggi zona nord di Rimini, identificata dal master plan della nostra amministrazione come territorio delle acque, quindi in perfetta continuità. Le acque che hanno dato la prima forza, hanno dato l'input per poter partire con questa zona turistica meravigliosa che è stata e che deve rimanere Viserba, e noi vogliamo continuare ricordando la sua identità. Tanti operatori, tanti volontari, già chi è esperto nel cucinare, ci saranno appunti musica, ci saranno giovani, ci saranno scuole, ci saranno bambini che porteranno i loro lavori sul tema delle acque, quindi ogni angolo, ogni sbocco a mare sul tratto del lungomare, dalla via Polazzi alla via Milano, sostanzialmente fino al Porticciolo, con la piazza Pascoli che sarà centrale per alcune iniziative, saranno una grandissima festa popolare. La festa delle acque, proprio per i commercianti, e probabilmente la manifestazione con la quale mettersi più in mostra, quindi io credo che i commercianti debbano, a volte anche se non ci sono magari così delle sinergie così importanti tra di loro, mettersi insieme per cercare appunto di sfruttare questo tipo di evento per mettere in mostra le proprie vetrine. Direi che è basilare per fare anche concorrenza ai centri commerciali, diciamo, che sono nati nel nostro territorio negli ultimi 10 anni, quindi fare sistema e fare in modo che queste feste, quest'ultima appunto la festa delle acque che diventerà come una festa del borgo, debbano mettere proprio in luce quello che è di commerciale e che magari anche gli stessi viserbesi molte volte non conoscono.